A Bari, cerimonia celebrativa per il 90° anno dalla fondazione della Camera di Commercio Italo-Orientale. Il presidente Antonio Barile, nel suo intervento, ha ricordato l'intenso lavoro svolto dall'ente camerale negli anni al fine di incrementare le opportunità di vendita dei prodotti delle imprese italiane all'estero, ritenendo che l'export possa essere una via per superare la crisi della domanda interna. Il supporto della Camera di Commercio di Bari e della Regione Puglia è stato fondamentale, ha sottolineato Barile, perché ha dato maggior risalto e reale sostegno alle nostre aziende, mettendo a disposizione delle stesse diverse attività. Sono state proposte missioni economiche, come ad esempio Buon Appetito in Polonia, ma anche partecipazione ad eventi fieristici come Food Expo a Hong Kong o anche l'organizzazione per mezzo della nostra delegazione sul territorio di un forum economico internazionale in Giappone o ancora il patrocinio e la partecipazione all'evento Think Asia, Think Hong Kong e altre iniziative. Non ultimo, azioni formative come ad esempio la presentazione di paesi su Singapore, Malesia e Indonesia o vari seminari. Stretta la collaborazione con i vari enti del territorio al fine di creare sinergia a favore dello sviluppo dell'economia locale con ampio respiro regionale ed extraregionale. Per il 2015 sono confermate diverse delle iniziative che sono state sperimentate con successo e nuove ipotesi di lavoro o di territori da proporre direttamente alle imprese, come ad esempio una missione in Asia, una settimana dedicata all'Italia in Giappone e una missione economica di Bayer, ma anche eventi legati all'Expo 2015 che sicuramente potranno creare occasioni di scambio tra consumatori dei vari paesi e le imprese italiane e pugliesi in particolare. Oltre a consentire ai diversi buyer di conoscere e girare i luoghi dove sono prodotte le nostre eccellenze e in Puglia in particolare. Il presidente della Camera di Commercio di Bari, Alessandro Ambrosi, ha ricordato che alla città di Bari spetta il compito di agire come avanguardia per la ripresa e lo sviluppo commerciale con l'altra sponda adriatica e di riallacciare le antiche tradizioni con tutto l'Oriente. Gli obiettivi sono quelli che abbiamo sempre perseguito storicamente, cioè aiutare e sostenere le aziende a internazionalizzarsi, andare sui mercati esteri, perché oggi con una domanda interna in calo, con consumi in calo, con la crisi che abbiamo nel nostro paese, è importante saper vendere i prodotti italiani all'estero e quindi aumentare il PIL del nostro paese e quindi una certa redditività. Naturalmente non è facile e noi siamo qui per questo, a dare una mano. Le aziende abbiamo tentato di sostenerle in tutti i modi possibili e immaginabili. Purtroppo c'è stato un decreto legge che ha tagliato le entrate delle Camere dal 35% per il 2015, del 40% nel 2016, nel 50% nel 2017 e quindi ora dal punto di vista economico dovremo incominciare a reinventarci il sostegno che noi possiamo dare alle imprese. Tenga conto che nel 2013, i dati del 2014 ancora non sono completi ma saranno sicuramente superiori, nel 2013 la Camera di Commercio di Bari ha riversato sul territorio circa il 40% di quello che ha incassato, il che vuol dire che ha riversato sul territorio oltre 15 milioni di euro.